Giovane inesperto tenta due rapine, arrestato dalla polizia. Il 28enne di Bagni di Lucca prima è entrato in una merceria, poi si è messo in coda in farmacia. Acque S.p.A. Riccardo Del Carlo lascia e non si incatena. Il dissidente del PD non china la testa di fronte al sindaco Giorgio Del Ghingaro. Il lavoro è un diritto, al via la campagna di firme per chiedere un referendum che reintroduca l'articolo 18 e per l'abolizione dell'articolo 8. Lucchese, una vittoria che vale più di 3 punti, rossoneri in 10 per tutto il secondo tempo, battono la forte SPAL, decide Canalini al 6° minuto. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione in diretta su Di Lucca. In apertura del nostro telegiornale questa sera la cronaca e parliamo dell'operazione compiuta dalla squadra volante della Questura di Lucca nel pomeriggio di ieri, che ha arrestato un inesperto rapinatore. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. È partito da Bagni di Lucca nel pomeriggio con l'intenzione di fare poi rientro a casa in serata con un po' di soldi in più in tasca, ma l'inesperienza lo ha tradito e per Tiziano Simonini, 28 anni, invece che le porte del guadagno facile si sono aperte quelle del carcere. Ad arrestarlo con l'accusa di rapina aggravata la squadra volante della Questura di Lucca. Il giovane nel tardo pomeriggio di venerdì, cappuccio della felpa alzato e un tubo di ferro avvolto in un maglione nero, è entrato prima in una merceria sulla via Sarzanese, ha chiesto i soldi alla commessa e poi è fuggito senza un euro a bordo di una panda nera alla vista di un cliente che era all'interno dell'esercizio. Poi dopo, percorso un centinaio di metri, ha parcheggiato davanti alla farmacia Novelli a Ponte San Pietro. È entrato, si è messo tranquillamente in coda dietro due persone e ha optato per non mettere a segno la rapina. In silenzio ha girato le spalle ed è uscito. Sulle sue tracce però c'era già la polizia, chiamata dalla titolare del negozio che ha bloccato il maldestro e goffo rapinatore poco distante dalla farmacia. Inizialmente il giovane, che aveva travisato anche la targa dell'auto con sacchetti neri dell'immondizia, ha negato, ma poi, portato davanti alla commerciante, è stato da questa riconosciuto. Sono in corso accertamenti da parte della polizia su episodi analoghi avvenuti a danni di pizzerie, ristoranti e altri locali nelle scorse settimane. E adesso ci spostiamo a Capannori, dove questa mattina il vice segretario del Partito Democratico Riccardo Del Carlo ha annunciato le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione di Acque S.p.A., ma non solo, sentiamo. Caro sindaco, davanti a lei non abbasso la testa, né per tenermi una poltrona, né per mettermi addosso delle catene. Riccardo Del Carlo, il vice segretario dissidente a detta di Giorgio Del Ghingaro del PD, a sorpresa rassegna le sue dimissioni dal CDA di Acque S.p.A. Ad annunciarlo a De Carlo stesso nel corso di una conferenza stampa nella sede capannorese del partito. La ragione che mi ha spinto a compiere questo passo non è la sfiducia ricevuta dal primo cittadino, che tra l'altro non ha il potere di revocare il mio incarico, come erroneamente sostiene, né l'accusa che mi rivolge di aver lavorato male come consigliere, né tantomeno i suoi attacchi personali, verso cui non sono esclusi ricorsi giudiziari. Semplicemente, afferma Del Carlo, quando nel marzo del 2011 ho accettato l'incarico, pensavo che avrei potuto svolgere il mio mandato occupandomi dei problemi dei cittadini. Non pensavo di mettermi addosso delle catene. Parole decise, quelle del vice segretario PD, che giocano molto su due termini, quello della lealtà e della fedeltà. Tanto che, e chi vuol capire capisca, il sindaco sapeva, ancor prima di nominare Del Carlo come suo rappresentante nella società, ovviamente a dire dall'esponente PD, che lui non condivideva certi suoi pensieri o scelte amministrative e quindi, perché gli ha dato fiducia, cos'altro si aspettava? Un cambiamento di rotta politica, si chiede l'ex consigliere di Acque S.p.A., che non manca di sottolineare però questo atteggiamento negativo di Del Ghingaro verso chi non sta con lui. Insomma, Del Carlo lascia, sia chiaro, la carica in Acque S.p.A. e non il partito, dove, insieme agli altri dissidenti, che sembrano però non essere solo 4 o 5, continuerà a lottare affinché a Capannori il pluralismo non sia solo uno slogan.
E restiamo a Capannori, ma cambiamo decisamente argomento, parliamo di ambiente e in particolar modo di rifiuti. Si è costituita oggi proprio sul territorio comunale, in cui nel 2007 presa il via il percorso, l'Associazione Nazionale delle Comunità Rifiuti Zero. Vediamo. Dopo 5 anni di cammino è giunto il traguardo, Fiocco Rosa a Capannori. In occasione dell'incontro nazionale che si è tenuto all'auditorium di Piazza Aldo Moro, i 107 comuni e le molte associazioni aderenti hanno infatti sottoscritto la nascita e lo statuto della nuova associazione Comunità Rifiuti Zero, il cui obiettivo è quello di promuovere attività mirate alla riduzione dei rifiuti, all'abbattimento della produzione di plastica, alla valorizzazione della filiera corta. La nuova associazione, che interessa circa 3 milioni di abitanti, intende operare nel campo dell'assistenza, della formazione, della promozione e della valorizzazione della cultura della strategia Rifiuti Zero, così come definita nella Carta Internazionale di Napoli. Dare assistenza alle amministrazioni comunali che vi hanno aderito per affrontare la questione del ciclo dei rifiuti, promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione sulle buone pratiche nell'ambito dei rifiuti e creare una rete per lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati. Infine, ma non certo per ultimo, dare un contributo fattivo alla formazione culturale di comunità che vedono nell'ambiente il punto di riferimento principale per contribuire ad innalzare la qualità della vita di tutti. Una curiosità, la provincia di Lucca è al terzo posto dopo Napoli e Roma tra le province più rappresentate, con 9 comuni aderenti alla strategia Rifiuti Zero ideata da Paul Connet. Capannori, Lucca, Borgo Mozzano, Bagni di Lucca, Villa Basilica, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi. Continuiamo a parlare di rifiuti. Da lunedì 15 ottobre la raccolta porta a porta si estende nelle zone di San Pietro e San Cassiano a Vico, Santissima Annunziata, Cornacchia e Picciorana, Sorbano del Vescovo, in parte nelle zone di Antraccoli, San Filippo e San Marco. Per questo il Comune di Lucca ha emesso un'ordinanza in cui si specifica che i cittadini residenti, domiciliati o dimoranti e le utenze non domestiche presenti nelle aree interessate dovranno conferire propri rifiuti filostrada utilizzando i contenitori concessi loro in comodato d'uso da parte di Sistema Ambiente, solo ed esclusivamente nei giorni e nella fascia oraria prescritta per ogni tipologia di frazione merceologica. Nell'ordinanza si ricorda inoltre che è vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sul territorio comunale, depositare sacchetti nei pressi dei cassonetti adibiti alla raccolta, gettare cartacce, sigarette e rifiuti vari sui marciapiedi e margini della strada, nonché per i possessori di animali lasciare sulla pubblica via gli escrementi. L'inosservanza di queste disposizioni prevede una sanzione compresa tra i 25 e i 500 euro. Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, il Comune ricorda che sono a disposizione le stazioni ecologiche di Mugnano, Monte San Quirico e Sant'Angelo e Ponte Tetto. È possibile inoltre il ritiro gratuito una volta all'anno per non più di 3 pezzi dei rifiuti ingombranti da parte di Sistema Ambiente previo appuntamento. E chiudiamo con la pagina dedicata all'ambiente, parliamo di lavoro e ci spostiamo quindi nella sede della CGIL di Sant'Anna, dove questa mattina è stato annunciato il lancio di una nuova raccolta firme per chiedere un referendum a tutela dei diritti dei lavoratori. Sentiamo. Sindacato, partiti, istituzioni e associazioni uniti in un comitato per chiedere la reintroduzione dell'articolo 18 e l'abolizione dell'articolo 8 del 2011 sul lavoro. È iniziata anche in provincia di Lucca la raccolta firme per chiedere il referendum popolare che abolisca quanto fatto fino ad oggi dal ministro Fornero. Un referendum che rimette in luce il lavoro come diritto, che dica stop ad un ritorno agli inizi del Novecento e a delle modifiche che fanno tutto tranne che favorire una ripresa occupazionale ed economica del paese. Nello specifico, con questa campagna i promotori FIOM, Aree Programmatiche CGIL, Federazione della Sinistra, SEL, Italia dei Valori, Movimento Alba e Arci Provinciale mirano a reintrodurre garanzie per i lavoratori, sia per quello che riguarda i licenziamenti, con la riforma Fornero sparisce la giusta causa, sia per le retribuzioni, avere un minimo garantito, avere la malattia pagata, sia per quello che riguarda il diritto a scioperare.
L'obiettivo è quello di raccogliere in 3 mesi minimo 500.000 firme, ovvero quelle che servono per poter indire nel 2014, salvo che chi salirà il governo non attui modifiche, il referendum. E proprio per raggiungere questo obiettivo saranno diverse le iniziative che verranno attuate. La prima, quella in programma venerdì prossimo, quando tutti i sostenitori del comitato si ritroveranno dalle 16.30 in piazza San Michele per spiegare le ragioni dell'iniziativa, cui sperano aderiscano anche le istituzioni locali e provinciali. Già nei prossimi giorni inoltre saranno allestiti banchetti in diversi punti del territorio e all'esterno dei luoghi di lavoro, e anche nelle segreterie comunali sarà possibile manifestare la propria adesione alla campagna Pro Lavoro e Pro Lavoratore. E spostiamoci adesso all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, dove questa mattina si è svolto un seminario rivolto agli anziani. Sentiamo. Anziani tra raggiri e pericoli, come affrontarli? Questo è il titolo del seminario organizzato dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, che si è tenuto nella mattinata nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Un convegno partecipato che ha dato l'occasione per affrontare ed approfondire insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine, a medici ed istituzioni, quei temi che riguardano da vicino anziani e pensionati, quello delle truffe, dei raggiri e dei veri e propri furti, dei quali, vista la loro fragilità, sono purtroppo quotidianamente vittime, ma anche quello della sicurezza stradale e dei servizi che enti ed istituzioni mettono a disposizione proprio delle fasce più deboli della popolazione. Nel corso dell'incontro si è quindi parlato di quali sono i raggiri più frequenti per mettere in atto furti e truffe, dallo specchietto rotto della macchina ai falsi rappresentanti di qualche ente, a ciò che si rischia uscendo dalla banca o dalla posta. Sono stati dati consigli su come comportarsi, incoraggiando i presenti anche a non temere di denunciare l'accaduto, poiché potrebbe aiutare per la conclusione positiva di indagini già in atto o avviarne altre. La Polizia Stradale, tramite delle slide, ha poi illustrato quali pericoli cui possono essere maggiormente soggetti gli anziani che si mettono alla guida, specie coloro che prendono farmaci. Insomma, un convegno utile per dimostrare agli anziani che la comunità c'è e quindi nessuno di loro è solo. E adesso parliamo di cultura e ci spostiamo nella chiesa di Santa Giulia, dove questa mattina per la stampa e quest'oggi per la comunità è stata inaugurata la mostra dedicata a Giovanni Pascoli in occasione del centenario dalla sua scomparsa. Vediamo. Pascoli e Lucca, la scoperta di un legame. Continuano sul territorio lucchese le iniziative promosse per celebrare Giovanni Pascoli nell'anno in cui ricorre il centenario della sua scomparsa. Dopo il concorso di poesia nelle scuole italiane e italiane all'estero, è infatti stata inaugurata nella chiesa di Santa Giulia, in Piazza del Suffragio, la mia cara città, Lucca e Giovanni Pascoli. La mostra fotografica ad ingresso libero, organizzata dalla Commissione Cultura e Beni Culturali della Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Banca del Monte, in collaborazione con i comuni di Lucca e Barga e la Fondazione Giovanni Pascoli. In esposizione immagini riprodotte su grande formato che presentano un ritratto inedito della figura di Pascoli e del suo rapporto con la città, della quale si era innamorato. Mentre infatti D'Annunzio celebrò di Lucca i monumenti, Pascoli apprezzò i buoni lucchesi. La mostra, frutto di un'attenta selezione di fotografie tra quelle presenti nell'archivio del comune di Casa Pascoli, è inoltre interessante anche per gli studenti, che potranno trovare un approccio diverso alla figura del poeta. La mia cara città, Lucca e Giovanni Pascoli, dedicata al professore Felice Del Beccaro, studioso lucchese che negli anni 50 avviò una corrente di studi su Pascoli basata su documenti e carteggi, resterà aperta fino a domenica 28 ottobre con il seguente orario 9.13, 15.30, 19. Dal 15 dicembre al 10 gennaio sarà riproposta anche a Castelnuovo Garfagnana alla Rocca Ariostesca e in primavera in Versilia. E
Restiamo a Lucca, l'orto botanico arricchisce il proprio patrimonio naturale. Oggi alla presenza del sindaco, dell'assessore alla cultura e del presidente di Opera delle Mura sono state infatti messe a dimora 3 piante di origine cinese donate dall'ADIPA, associazione per la diffusione di piante tra amatori. Nel dettaglio si tratta di una magnolia a semi caducifoglie, a foglia grande proveniente dalla Cina meridionale, e di due alberi ornamentali, uno con proprietà curative proveniente dall'Asia orientale e sud-orientale e uno per fogliame corteccia della Cina centro-settentrionale. Una volta concluse le operazioni di messa a dimora delle tre piante, il presidente dell'ADIPA ha donato al sindaco Tambellini, all'assessore Favati e al presidente di Opera delle Mura Biancalana il distintivo dell'associazione con l'invito a divenirne soci onorari. E adesso una breve sigla e poi la nostra pagina sportiva. Ben ritrovati con lo sport. Sabato di anticipo di campionato sia per la Lucchese che per l'Arcantea. Partiamo con il calcio e quindi con la bella e strameritata vittoria dei rossoneri che hanno battuto per 1-0 la SPAL. La cronaca della partita nel nostro prossimo servizio. Una vittoria che vale più dei 3 punti conquistati. L'1-0 che la Lucchese ha rifilato alla SPAL, una delle formazioni più forti del girone, ha veramente il sapore del grande successo. Considerando poi che i rossoneri hanno giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Aliboni. 3 punti che isolano a quota più 17 la squadra al primo posto del girone, almeno fino alla conclusione del turno di domani. Ma veniamo alla partita, pronti via e la Lucchese va subito in gol. Al 6° minuto Canalini fa tutto da solo al limite dell'area e con un bel diagonale batte il portiere Stenze Gallo. Un vantaggio che carica la formazione rossonera, mentre la SPAL dopo un buon inizio cala di tono e subisce, riuscendo ad impegnare Casapieri solo con un calcio di punizione di Braiati. La Lucchese ha invece diverse occasioni. Intorno alla mezz'ora Chianese sfiora il palo con un tiro dal limite dell'area. Poi al 36esimo è De Vita che da buona posizione tira alto sulla traversa. Un minuto ed è Pecchioli che conclude con un tiro molto vicino all'incrocio dei pali. Nel finale la SPAL sembra tornare in gioco e dalla sua gli ospiti hanno la fortuna che al 42esimo, fra le proteste della panchina rossonera per doppia ammonizione, capitan Aliboni lascia anzitempo la gara. Squadre negli spogliatoi. Nella ripresa con l'uomo in più la SPAL alza il baricentro dell'azione e attacca, ma la solidità del reparto difensivo rossonero e il passare del tempo tolgono le forze agli estensi. L'unica vera occasione pericolosa è di Laurenti, ma in specie è bravissima a contrastarlo. E a niente servono nemmeno i cambi di Sassarini. A difendere la porta dei padroni di casa c'è un attento Casapieri. Al fischio finale lo stadio esplode e per gli 11 di Mister Innocenti è tempo di festeggiare una vittoria davvero meritata. E come detto, a scendere in campo sul parquet di gioco oggi è stata anche l'Arcantea. I biancorossi, al termine di una partita combattuta, hanno avuto la meglio contro Torino per 83-81 il risultato finale. Una partita bella e combattuta, rovinata nel finale da una serie di tafferugli tra i tifosi torinesi Rude Boys e quelli dell'Arcantea detti Se Torino. Al di là degli avvenimenti extrapartite, i biancorossi hanno compiuto però una vera e propria impresa, superandone la gara valida per la quarta giornata del campionato DNA Torino 83-81, al termine di un match sempre in equilibrio che si è risolto negli ultimi secondi, grazie ad una tripla di Parente, al canestro finale di Casagrande e ad una grandissima difesa su Gergati nell'ultima azione. La partita,
Coach Russo sceglie di partire nuovamente con il quintetto di Matera e la squadra parte subito fortissimo, allungando sul 10-3 con Casagrande e Banti sugli scudi. Torino fatica ad entrare in ritmo e si affida ai centimetri di Wojciechowski, Conti e Baldi Rossi. È proprio una sua tripla a segnare il 15-11, ma Negri è bravissimo ad entrare in ritmo e a ristabilire le distanze, piazzando 6 punti consecutivi. Gli ospiti però iniziano ad ingranare grazie all'ingresso di Daniele Parente che sulla sirena del primo quarto mette i 3 punti che valgono il pareggio. L'incontro corre sull'equilibrio anche se la 0-1 riesce a piazzare il break che potrebbe sembrare decisivo. Prima dell'intervallo i ragazzi di Pillastrini arrivano a più 7, 35-42, ma una penetrazione di Parente e l'esperienza di Banti limano lo svantaggio prima dell'ingresso nello spogliatoio. E la seconda parte della gara scorre sulla stessa falsariga, con Torino avanti e una tripla sulla sirena di Barzanti che chiude i conti sul 62-62. L'ultimo quarto è vietato ai deboli di cuore. Ai lucchesi vengono immediatamente fischiati 4 falli, ma trovano un Parente in progressione che spinge sull'acceleratore. Negli ultimi 2 minuti Evangelisti sale in cattedra, piazza la tripla del 75-78, ma poi fa solamente mezzo dalla lunetta. Sul possesso successivo Davide Parente strappa il pallone di mano al fratello e sul ribaltamento di fronte segna ancora da 3 punti, 81-79. Il pareggio arriva con Gergati, ma Casagrande in contropiede segna il canestro del vantaggio a 17 secondi dalla sirena. Lucca sceglie di difendere e lo fa benissimo, perché il tiro di Gergati si infrange sul ferro e i biancorossi possono festeggiare la vittoria e il primo posto in classifica momentaneo in attesa dei risultati di domenica. E per 2 squadre che hanno giocato quest'oggi c'è un'altra che invece domani farà il suo debutto nel campionato 2012-2013, è Lemura Lucca che affronterà per l'opening day di Pescara la Famila Schio. La presentazione della gara nel nostro prossimo servizio. Dopo Lucchese e Arcantea anche Lemura riparte. Domenica alle 15 presso il Pala Elettra di Pescara, nell'opening day giunto alla 12ª edizione, la Jasam Gas Lemura Lucca per il 3° anno consecutivo nella massima serie farà il suo esordio nel campionato 2012-2013 contro la Famila Schio. Fresca vincitrice della Supercoppa italiana e prima pretendente per la conquista del campionato. Schio, un po' come Lucca, presenta un roster rinnovato, sicuramente attrezzato per far bene pure in Eurolega, anche se domenica entrambe le formazioni non saranno al completo. Nelle fila Orange assente infatti 2 giocatrici impegnate fino a ieri in WNBA, ma eliminate nella semifinale playoff, il pivot Jantella Vander e l'ala Danielle McRae. Mentre per le biancorosse assente il pivot Devereaux Peters, protagonista con Minnesota che dovrà disputare la prima gara di finale proprio domenica. Roster di Schio che si presenta quindi con le solite note, fortissime Massadri, Macchi, Consolini e Nadalin, e con i nuovi innesti, la belga Bambe e la forte giovane play della nazionale Sottana Regia, l'ala Benco e la francese ex Taranto Godin sotto le plance. Lucca arriva all'appuntamento in buone condizioni, il gruppo si è allenato bene in settimana e quindi andrà dei compagni e daranno il tutto per portare a casa il risultato. Appuntamento quindi a domenica, Pala 2 alle ore 15, arbitreranno i signori Lestingi e Grigioni, entrambi di Roma. E per questa edizione è tutto, dopo la sigla le previsioni del tempo, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca è per lunedì alle ore 12.50 con il nostro notiziario flash. Vi ricordo che tutte le notizie le potete comunque trovare sul nostro sito internet all'indirizzo www.dilucca.it. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata e una buona domenica.